questa sera, grazie allo sgambetto della Golbet, alla prima della classe, i campioni in carica hanno la possibilità di recuperare per strada quanto perso la scorsa settimana. Lazio che invece cercherà la rimonta proprio sul secondo posto, sempre guardandosi alle spalle, poiché c'è un Peperino che dopo 6 vittorie di fila si trova a solo un punto di distanza. Buonasera e benvenuti dal W Eur in Roma, è la 19ª giornata della Serie A, come avrete capito, di fronte Lazio e Cotton. Una mischia all'interno dell'area di rigore, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Nolano con il destro sul primo palo, pallone che filtra e passa in vantaggio il Cotton al 4:30, si sblocca la partita con Nolano e 0-1. C'è dunque in salita per i biancocelesti, che all'andata la spuntarono per 3-2 all'Empire con un Cotton decimato, anche in 10. Lazio però che risponde subito con l'incursione di Martini sulla destra, la pareggia la Lazio, è 1-1, siamo al 5° del primo tempo. De Bernardo allora al rinvio con i piedi, lontana Cristian Conti, di testa Nolano ad allargare per Blandino, affrontato da Palmieri, pallone che arriva a Forcina che prova il destro, ottima la respinta di De Bernardo. Torna sul pallone Giordano con caparbietà, va a servire poi Artistico che si sposta sul mancino. Intervento falloso in tackle di Gimelli, calcio di punizione per il Cotton. Il fischio dell'arbitro. Artistico! Pallone che passa, torna in vantaggio il Cotton all'8° del secondo tempo. Ci ha pensato Artistico, è 2-1. Sarà calcio di punizione battuto da Pentassuglia per San Marco, sovrapposizione di Palmieri, San Marco va invece dentro per Cesar, la girata con il mancino, ottima la risposta di Proietti, calcio d'angolo. Cesar, ora tutta la Lazio si riversa nel centrocampo del Cotton ad eccezione di Gimelli, ha affrontato Mariani da Empoli che va poi per Forcina, tu per tu con Gimelli, buona la finta del numero 90 che va alla conclusione e non trova lo specchio della porta. Numero 9 Celiani prova a proteggere il pallone, lo anticipa Artistico, ancora il numero 11 affronta Pingitore, lo supera, va al cross per Forcina tutto solo al vertice dell'area di rigore, respinge De Bernardo. Quando arriva il triplice fischio del direttore di gara, questa sera il Cotton recupera quello che aveva perso per strada la scorsa settimana e rilancia il guanto di sfida alla Roma.